Un'iniziativa che si ripete da anni, sempre con grande successo, con grande disponibilità da parte della popolazione di prenderne parte, grazie al Banco Alimentare che collabora. Credo che sia un momento importante, un momento di difficoltà, quindi questa iniziativa, che è sempre importante, quest'anno lo è anche un pochettino di più. I nostri cittadini hanno sempre una grande disponibilità verso il prossimo, hanno un grande senso di solidarietà, quindi basta ricordarlo e poi ci penseranno loro a partecipare direttamente. Quest'anno poi con la carta è anche più semplice, non ci sarà da fare rischio di assembramento, non ci saranno rischi di doversi fermare a perdere tempo, sarà una cosa rapidissima. Siamo stati la prima regione in Italia a fare una legge di contrasto allo spreco alimentare e al recupero dell'eccedenza a fini caritativi. Siamo la regione del Banco Alimentare, il banco è nato qua, poi si è diffuso in tutta Italia e questo ci fa motivo di orgoglio. Il welfare ambrosiano è proprio questo, buone pratiche che nascono in Lombardia, a Milano in modo particolare, poi vanno nel resto del paese e del banco quest'anno in modo particolare con la crisi abbiamo davvero tanto tanto bisogno. L'anno scorso il Banco Alimentare ha recuperato 17.000 tonnellate, ha coinvolto oltre 1.000 organizzazioni nella raccolta e nella distribuzione del cibo, quindi ha coperto già Lombardia in modo capillare. E ogni giorno ha assistito oltre 200.000 persone, il che vorrebbe dire che la seconda città della Lombardia viene aiutata per il fabbisogno alimentare solo dal Banco Alimentare, che è un risultato straordinario di caritativa, di rete, di relazioni, di socialità. Noi cerchiamo di incentivare la riduzione dello spreco, a fine dello spreco alimentare, quindi del cibo, perché venga poi recuperato e destinato a fini caritativi, promuovendo anche le buone pratiche, la cultura, l'educazione. Quindi insistiamo e ci riferiamo ai singoli cittadini, alle aziende, diciamo è una politica anche culturale se vogliamo, ma poi che è fatta anche di rispetto di regole, perché poi quando tratti gli alimenti devi stare anche attento alla catena del freddo, alla conservazione, quindi diciamo una legge omnicomprensiva che stimola i cittadini lombardi a essere più virtuosi e più attenti. E quest'anno tra l'altro abbiamo avuto una forte impennata proprio nelle percentuali di cibo recuperato, forse una cultura che viene avanti, ma anche la situazione ci ha portato tutti a essere più attenti e questo ci fa motivo d'orgoglio. La legge prevede che nel 2030 il 50% del cibo sprecato venga recuperato, forse ce la faremo anche prima e questo sarebbe un ulteriore, diciamo così, traguardo importante per Regione Lombardia.